I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes. Noi ci siamo senza. Ma certo, siamo qua per quello, perché non vogliamo né festeggiare né cosa, ma vogliamo sensibilizzare questo grande problema, che è un problema attuale, sono le barriere architettoniche che i nostri amici non disabili, eccetera, portano e devono convivere. E questo è una cosa che mi fa incavolare, porca puttana. Banfi, presento io. Sono pronti per darvi una dimostrazione di quello che può essere la pet therapy. Naturalmente non vuole essere proprio la pet therapy, ma è una dimostrazione. Assessore delle politiche sociali del comune di San Polo di Piave e naturalmente il sindaco, il signor Vittorio Andretta, qui del comune di San Polo di Piave. Un benvenuto a tutti voi, a tutti quanti presenti a questa terza edizione di Noi Ci Siamo. E nonostante la sfortunata edizione precedente causa maltempo, non ci siamo scoraggiati, soprattutto Mauro che ha fatto un grande lavoro, e un ringraziamento veramente a tutte le associazioni e a tutti i partecipanti. Do la meritata parola a Mauro. Grazie. Grazie e benvenuti. Vorrei innanzitutto iniziare ringraziando chi ci ha permesso di fare oggi, di essere qui. Ho contattato gli imprenditori del luogo e ho constatato una grande generosità. Grazie a loro oggi siamo qui, grazie agli imprenditori, grazie ai privati che ci hanno dato la possibilità di fare questa manifestazione. Amici, abbiamo una grandissima
sui suoi occhi, cavaliere. Oh. Mi consente, Clivio, sto fondendo, aiuto, aiuto, sto fondendo, Clivio, Clivio, aiuto. C'erano tre pescatori di San Polo di Piave su una barchetta di legno che stavano remando. Tararini, tararini. Il presidente del Consiglio che sta affondando, ciao proprio i capelli, tiro che salviamo la vita. Ciao, ciao, ciao. Pieno, Clivio, pieno, sono ancora in garanzia, Clivio, pieno. Devo finire di pagarli. Lo salvano, il cavaliere si materializza e consente, mi avete salvato una vita, tu come ti chiami? Mi chiamo Pepi, e dove sei? Ti mangerata su Piave, vieni figliolo, dimmi che cosa fai di lavoro. Contadino, che cosa vuoi? Un trattore, bene, domani andiamo, te ne compro uno da Carrero. Tu, come ti chiami? Mi chiamo Giorgio, e dove sei? San Polo di Piave, provincia di Treviso. Che lavoro fai figliolo? Faccio il contadino. Bene figliolo, che cosa vuoi? Un campo. Bene, domani andiamo dal notaio, te ne compro 100 ettari. Presidente, faccia un po' di meno, se mi tocca lavorare, passa Ostia. E tu, come ti chiami? Mi chiamo Pepi. E che lavoro fai? Il contadino. E che cosa vuoi? Una carrozzella. Mi consente, perché vuoi una carrozzella? E perché quando vado a casa, no, presidente, gli dico a mio papà, papà, ho salvato la vita, presidente, con suo Berlusconi.